Ciao ragazzi, sono Alessandro per il blog Nexus Lab. Oggi vi presento il nostro secondo video confronto tra il Nexus S e il Galaxy Nexus. Questo confronto lo rifacciamo dopo un po' di giorni, praticamente una settimana dall'arrivo dell'aggiornamento, e poi perché il nostro primo video purtroppo ha avuto dei problemi durante la conversione, quindi non siamo riusciti a farvelo vedere per intero. Andiamo a riassumere brevemente. Allora, Android Jelly Bean è arrivato da 2 settimane sul Galaxy Nexus, si comporta egregiamente. Se volete un approfondimento sul singolo dispositivo, vi consiglio di vedere le nostre 2 recensioni dedicate. È arrivato anche da 1 settimana sul Nexus S, telefono un po' più obsoleto, single core, ma che comunque fa registrare dei miglioramenti. Come già detto in precedenza più volte, la forbice di prestazioni si allarga, in questo caso è più ampia. Il Galaxy Nexus ha avuto miglioramenti sostanziali, una fluidità nettamente superiore, mentre il Nexus S può vantare qualche miglioramento, ma non ai livelli del suo fratello minore. Allora, andiamo subito a vedere le novità. Per esempio Google Now: per andare sul Nexus S basta cliccare sul tasto Soft Touch della lente di ingrandimento, mentre sul Galaxy Nexus c'è questa bella animazione cliccando sul tasto virtuale della casetta. Come potete vedere, noi utilizziamo di più il Galaxy Nexus, quindi abbiamo più dati, mentre sul Nexus S non abbiamo il servizio adesso attivo. Lo attiviamo. Gli smartphone si comportano più o meno nello stesso identico modo. Proviamo a fare una ricerca tramite voce. Nexus Lab. Ok. Apriamo nel medesimo momento. Qua avevamo più voci, comunque i tempi dovrebbero essere simili. Andiamo adesso a scegliere la versione desktop del sito. Richiedi versione desktop. Navigazione leggermente a favore del Galaxy Nexus, ma valori assolutamente di rilievo anche nel Nexus S. Come potete vedere, fluidità paragonabile. Abbiamo uno scroll più fluido nettamente nel Galaxy Nexus, mentre il pinch to zoom è praticamente uguale. Apriamo un'altra pagina. Apriamo questo articolo nuovo. In questo caso il Nexus S ha aperto la pagina un po' più velocemente, però a livello di fluidità il Galaxy Nexus si comporta nettamente meglio. Andiamo a scoprire una delle prime differenze, una differenza che non ci siamo spiegati, ovvero la non possibilità di salvare il riconoscimento vocale, lingua emissione, offline sul Nexus S, una funzione che veramente dovrebbe non comportare nessun aggravio sul telefono. Però come potete vedere, qua abbiamo scarica riconoscimento vocale offline, qua non c'è proprio la voce. Altra mancanza sul Nexus S, ma ce l'avevamo già da Ice Cream Sandwich, questa invece è una mancanza hardware, è il fatto di non avere lo sblocco col sorriso.
piccola mancanza che forse non sentirà nessuno. Blocco schermo, sblocco col sorriso, qua c'è, di qua non c'è. Questo è dovuto dal sensore della fotocamera frontale del Nexus S, non abbastanza performante. Se andiamo ad aprire l'elenco delle applicazioni, come potete vedere, andiamo magari sui widget, tutti e due i telefoni presentano un'ottima fluidità. Anche un'altra cosa di rilievo che è stata migliorata molto con Jelly Bean è il touch, ovvero il feedback che si ha col touch. La risposta del telefono è migliorata in entrambi i device. Sul Galaxy Nexus questa si sente sin da subito, col Nexus S ce ne si accorge dopo un po'. Comunque proviamo un attimo. Ciao da Alessandro, come potete vedere. Perfetto, ciao da Alessandro. Purtroppo abbiamo scritto nella barra degli indirizzi, scriviamo qua. Ok, ho sbagliato a scrivere, ma come potete vedere è velocissimo. Facciamo di nuovo una prova con il riconoscimento vocale. Si attiva un po' più velocemente sul Galaxy Nexus, ma a livello di affidabilità è allo stesso livello. Clicchiamo sul pulsante dedicato sulla QWERTY. Ciao ad Alessandro, come va? Tutto bene, voi? Ciao da Nexus Lab, buonanotte. Essendo lo stesso motore che gira dietro il sistema, gli errori sono identici in entrambi i telefoni. Anche la velocità di riconoscimento è uguale, e anche le funzioni aggiuntive con Jelly Bean. Adesso abbiamo la possibilità di mettere in pausa in entrambi i telefoni, di selezionare la lingua al volo e di passare subito alla tastiera QWERTY. Come detto, l'unica differenza è il tempo di attivazione, parliamo di decimi di secondo, quindi niente di particolarmente importante. Ok, altra piccola nota è la gestione dei widget. I widget vengono gestiti esattamente nel medesimo modo. Per esempio, un widget che troviamo su tutte e due, quello delle news o magari quello della barra degli strumenti, controllo e risparmio, anzi, come potete vedere viene gestito in modo dinamico in entrambi i telefoni. Pur avendo risoluzioni diverse, Android interpreta questa la griglia in 4 righe. Stessa cosa anche per Nexus S. Okay. Altra novità è nella fotocamera, piccole novità sia sulle animazioni sia sulla qualità di scatto. Apriamo entrambe. Come potete vedere su Galaxy Nexus abbiamo questo tipo di animazione, sempre molto veloce la fotocamera, anteprima della galleria, anche qua troviamo l'animazione a mazzo di carte. Nexus S, qualità della fotocamera sufficiente, abbiamo fatto un confronto da poco e si comporta bene il Nexus S, un po' più lento a scattare, ma niente di eccessivo. Andiamo nella galleria, anche qui fluidità estrema per un telefono
che ha quasi 2 anni. Come potete vedere abbiamo anche questa nuova anteprima, facendo il pinch to zoom in questo modo vedremo anche le foto che ci stanno di fianco, sia in verticale che in orizzontale. Che dire, piccole differenze dettate soprattutto da un hardware e da un'ottimizzazione forse più marcata sul Galaxy Nexus, ma il Nexus S beneficia comunque di questo aggiornamento, che non porta grandissime novità ma che nell'uso quotidiano giorno per giorno vi farà ricredere su questo minor update. Abbiamo comunque uno svantaggio prestazionale evidente sia nella navigazione sia nella stabilità del sistema. A volte le applicazioni sul Nexus S hanno dei problemi, comunque questo forse è soprattutto da imputare all'hardware, alla poca RAM, però contando che un cellulare con diversi mesi di vita, ritengo che il lavoro svolto da Google sia comunque eccezionale. Speriamo che al più presto altri terminali possano ricevere Jelly Bean in maniera ufficiale per fare altri video confronti e vedere come si comporta questo sistema su un hardware simile a Galaxy Nexus, se no superiore. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.